La mia idea è proprio quella di pensare di affrontare due partite come se fossero due partite di qualificazione. Faremmo veramente un grandissimo errore pensando che la partita più importante è quella col Brasile. Sono due partite importanti, forse più importante è quella di Malta, ovviamente per i tre punti. Quando ti confronti con Brasile non hai nessun tipo di... Non devi sprecare del tempo nel preparare la partita a livello, diciamo, di preparazione nervosa, perché già il nome ti incute quella preoccupazione. Però noi non dobbiamo commettere quell'errore. L'errore è proprio quello di dimenticare la seconda partita. E quindi nessun tipo di esperimento, ma soltanto una delle prime partite importanti. Io ho letto tantissimo e la cosa che mi ha sorpreso di più in maniera positiva sulle parole di Mazzone, quando dice in questo momento è difficile parlare di nazionale, ma l'anno prossimo, se prima dei mondiali questo Totti ha questa condizione fisica, siamo obbligati a tenerlo in considerazione, perché mi sembra un ragazzino, mi sembra che abbia trovato non solo entusiasmo fisico ma qualità incredibili, ha una motivazione forte, quindi quando tu hai una motivazione forte i sacrifici non ti pesano. E quindi le parole di Mazzone mi hanno fatto riflettere. L'anno prossimo, se saremo, speriamo di sì, qualificati per i mondiali, un mese prima valuteremo le condizioni anche di Totti, assolutamente. Ma per quanto riguarda Mario, l'abbiamo sempre detto, aveva bisogno, ha bisogno di giocare con continuità. Ovviamente si sta allenando probabilmente anche molto meglio. Lavorando meglio vuol dire lavorando sui dettagli, sui movimenti per quanto riguarda questo ruolo, perché sa che nel Milan deve giocare in quella posizione come nazionale, e quindi sta facendo bene proprio perché ha la possibilità di avere una continuità. Conte ha perfettamente ragione, certe situazioni sono talmente esasperate, sono talmente violente che possono non solo dar fastidio ma far pensare a un allenatore di poter cambiare anche nazione per lavorare con una dignità, perché poi riguarda anche la dignità di ogni professionista. Per quanto riguarda invece le esultanze, ognuno è libero di esprimere le proprie emozioni, perché il calcio è emozione, il calcio deve trasmettere emozione. Però c'è una linea sottile tra l'esultanza e mancare di rispetto agli avversari. Ecco, dovremmo tutte le volte pensare che di fronte abbiamo una persona da rispettare, un tifoso da rispettare. Allora tutte le manifestazioni di esultanza sono comprensibili.